Grazie. Andiamo avanti, complimenti quindi del direttore sportivo della Paolana, Antonio Morelli, alla società dell'Acri che ospitiamo per la prima volta in questa stagione qui su Stadio Radio. Abbiamo quello che è il commissario praticamente della società, Leonardo Molinari, ben trovato su Stadio Radio. Grazie, grazie, grazie a voi. Buonasera. Buonasera, intanto i complimenti, lei non ha avuto modo di sentirli perché insomma stavamo facendo il passaggio attraverso il centralino, comunque il direttore sportivo Antonio Morelli per la grande ospitalità proprio nella sua persona oltre che della società che avete riservato alla Paolana. Non è solo con la Paolana, In generale ovviamente, con noi tutti siamo immagino. diffusi, sì, non è una particolarità per la Paolana, stiamo cercando, almeno su questo, stiamo cercando di essere ospitali con tutti. Acri è stata da sempre, noi quando siamo stati presenti, sempre Ma infatti, ospitale. sì, infatti, Acri, quello che dicevo al direttore sportivo, siccome mi ha raccontato alcuni episodi, guarda, Acri si è sempre contraddistinta per queste cose, quindi Sì. non è una Poi novità. ci può essere la tifoseria calda, quello è un altro aspetto. Vabbè, ma sono ma queste poi sono cose che in tutti gli stadi succedono, Sì, quindi sì. Acri, noi abbiamo una piazza che anche a livello di tifosi è sempre stata, diciamo, un fiore all'occhiello. Abbiamo avuto dei problemi con una rivalità con una squadra del comprensorio vicina, un derby però. Parliamo di Castrovillari, o lei non voleva proprio Sì, dire ma le no, Castrovillari? no, non lo volevo dire perché dicevo, ho detto forse no, io. Prego, prego. Amici come a Paola d'altronde, come poi bene o male ci conosciamo, quindi abbiamo amicizie in comune, però poi delle rivalità che nascono e poi per il calcio dico, sono cose, io le dico stupidate, tra Sì. virgolette stupidate, perché si devono superare queste cose, ormai Sì. non possiamo più pensare a queste rivalità, forze dell'ordine che devono intervenire per una partita di calcio, porte chiuse, sono cose che ormai non succedono, non dovrebbero succedere più, Sì. però purtroppo. Ma cercheremo anche di recuperare su questo, se abbiamo il tempo, anche su questo cercheremo di recuperare i Molinari, rapporti a con gli bruciapelo, altri. prima di andare sull'aspetto sportivo, no? Dove inizia la figura del commissario? Dove inizia soprattutto quella Ma del tifoso, del presidente, cioè quella figura del presidente che ora non c'è? Alla fine. Non c'è momentaneamente perché stiamo riorganizzandoci, abbiamo avuto un problema societario con il presidente Santo Sì, Falcone che si è dimesso inaspettatamente abbiamo durante seguito attraverso il nostro giornale online. sì. Sì, prego. Quindi hanno dato le dimissioni dopo aver fatto l'iscrizione al campionato, quindi avevano già preparato, c'era l'allenatore, avevano preparato tutto per ripartire, quindi è stato un culmine a ciel sereno e ha scombussolato un po' tutto l'ambiente sportivo. Non si doveva più partecipare al campionato di eccellenza, sarebbe stato un peccato per Acri. Sì. Hanno cercato di trovare figure nuove, ma nessuno aveva dato disponibilità e non so nemmeno io per il motivo per cui mi sono trovato a fare il commissario. Ho una passione per l'Acri, sì, questo sì, però mai e poi mai avrei potuto immaginare una cosa del genere. Sì. E con degli amici abbiamo provato, stiamo provando, siamo stati chiari con tutti dall'inizio, noi abbiamo una squadra, anche oggi l'età media 18-19 anni, giocate ragazzi del 2002, ragazzi di Acri, abbiamo una squadra composta da 11 ragazzi di Acri, quindi per noi è un orgoglio, ma nello stesso tempo ci penalizza perché poi pecchiamo di inesperienza, quindi ora siamo alla ricerca anche di qualche ragazzo, Io qualche penso che visti i tifoso. momenti che ha attraversato Acri in questo No, per noi, ultimo mese. io ripeto sempre, per noi anche per noi è già un successo partecipare al campionato, Scendere quindi in per noi campo, già, dice. sì, già per noi questo, però d'altronde so come la tifoseria e gli amici, ma adesso dobbiamo fare pensare a salvarci, ma è normale, è quello che ci auguriamo tutti, però Sì. sto pensando in questo momento di organizzare la struttura societaria. Ci siamo riusciti, al momento siamo 102 soci, abbiamo fatto un azionariato popolare, stiamo cercando di ripartire con ambizioni future. Il problema l'abbiamo nell'immediato, perché nell'immediato se non vengono risultati poi c'è la sfiducia. Anche oggi abbiamo avuto uno stadio pieno, tifosi che a fine partita applaudono i ragazzi, ma io lo so benissimo che questo non è che potrà durare per tutto il campionato, perché poi ognuno, anche io per primo, voglio vedere i risultati, Sì. è una cosa naturale. Però sappiamo, siamo consapevoli delle nostre forze, che al momento
sono in prospettiva futura e ci sono, ma in questo momento noi abbiamo necessità di punti, che ora abbiamo tre partite una dietro l'altra, abbiamo Cotronei, Corigliano, Reggio Mediterranea, quindi sono tre, oggi dovevamo fare i punti, quindi oggi sì, dovevamo fare qualche punto. Vabbè, anche per il morale, per i ragazzi. Certo, certo. Vabbè, il campionato ancora è lungo. Vincenzo. Buonasera, commissario. Buonasera, alla luce di quello che ha detto lei e delle difficoltà che c'erano, già si conoscevano all'inizio di questo campionato dell'Acri, insomma una squadra che questo campionato l'ha vinto, 13 campionati, settimo consecutivo di eccellenza, no? Alla luce di queste difficoltà non sarebbe stato più opportuno, e con tutto il rispetto voglio dire per il vostro allenatore, questo ragazzo che è andato alla Sardegna, non sarebbe stato più opportuno forse gestire la cosa con un allenatore territoriale? Ho provato, come no, sicuramente ci avrebbe fatto più comodo forse, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare la persona che facesse al caso nostro, che sposasse questo progetto. Non è facile venire ad Acri e non trovare. Mi sembra strano che avete avuto allenatori importanti. Ma anche calciatori. Questi allenatori io ho contattato fino al 22-23, dal 13 agosto, al 22 agosto noi non avevamo in rosa un calciatore, nessuno voleva venire ad Acri, perché sapevano questa mia. Ho avuto contatti con allenatori di categoria, persone stupende, però giustamente mi hanno detto sì, ma noi che progetto abbiamo? Il progetto al momento è quello di... Io ho tre priorità. La prima è il settore, costituire una società. Secondo, il settore giovanile. E poi per terzo la squadra, perché sapevo che non avevamo un organico, non c'era nessuno. Quindi non è che noi abbiamo cercato di trovare allenatori di categoria, purtroppo non hanno sposato il nostro progetto per una serie di motivi economici e calcistici, perché non avevo, nell'organico non c'era nessuno. Mi hanno proposto calciatori, eravamo già in ritardo, le altre squadre avevano già completato gli organici, noi dovevamo trovare giocatori che non erano disponibili più perché erano già nelle altre squadre, quindi che non hanno voluto rischiare, giustamente dico io, tra virgolette, giustamente. Magari cercare allenatori di altra fascia, tra virgolette, abbiamo avuto contatti con altri, sì, ma alla fine io ero disposto a continuare con i due allenatori locali del settore giovanile, perché non devo prendere per forza un allenatore che viene, quindi volevo continuare in quel modo. Poi abbiamo avuto l'occasione, il mister De Logo è una persona stupenda a livello umano, non parlo di preparazione perché in questo momento non lo possiamo neanche con l'organico, con la squadra che abbiamo, senza preparazione ancora non abbiamo i 90 minuti nelle gambe, ragazzi che sono 18 anni, 17 anni che dovrebbero fare la Juniores e stanno giocando in eccellenza titolari, quindi non posso chiedere di più né al mister né ai ragazzi, li devo soltanto ringraziare, quindi quello che sto facendo in questo momento. È normale che alla lunga questo ci penalizzerà, però cerchiamo di fare i più punti possibili, vedere il mercato di dicembre se c'è la possibilità di prendere qualcuno dopo, perché al momento siamo alla ricerca di calciatori di esperienza. Non li abbiamo trovati a fine agosto, figurati se li posso trovare ora. Ora non decisamente sperato, no. Avevo sperato e che serve costruire una base societaria e dare fiducia a chi dovrebbe... Quella l'abbiamo, è normale, ma infatti stiamo cercando di recuperare questo, lo stiamo facendo bene in questo momento, però i risultati, se poi non ci sono i risultati, non penso che poi un calciatore venga qui per vedere se... Allora, noi dobbiamo fare più punti possibili prima per la riapertura del mercato. Sì, cercare di arrivare... E sperare poi di trovare i... conosco persone che di esperienza, quindi sperare nelle disgrazie. Ma giocatori, ci vogliono giocatori che conoscono il campionato d'eccellenza, ecco, sanno quando vanno a giocare. Noi stiamo cercando proprio questo tipo di giocatori, siamo dal 23 agosto che stiamo cercando questi giocatori, me ne stanno proponendo tantissimi, ma giocatori che non hanno esperienza, infatti nella squadra l'organico, tranne Antonio Scalese che è stato in campionato, e infatti si vede che è un giocatore di categoria. Ha già segnato pure, anche segnato, però purtroppo ha un problema, è dovuto uscire per un problema alla gamba, durante la settimana non si è allenato, abbiamo anche questi problemi, due partite di seguito che terminiamo
giochiamo per 20 minuti in 10 per espulsione, per ingenuità, perché io posso anche capire l'espulsione per un fallo, ma non per proteste, questo non le concepisco. Purtroppo noi stiamo prendendo espulsioni per proteste contro l'arbitro, sì. Queste cose qui non possono, adesso mancanza di esperienza delle solite. Comunque dalle parole di Molinari mi sembra di capire anche la figura, la persona, no? Insomma, vuole un calcio pulito, corretto. Ma questo penso che lo vogliono tutti. Sì, no? Sì, però traspare, insomma, il tipo di lo vogliono tutti, poi tra il dire e il fare, cioè, però si vede. Ma il calcio deve essere visto come un divertimento. Io ho praticato calcio, ho giocato, quindi sono stato sempre nell'ambiente sportivo, però e il calcio la domenica finisce la partita da finire, qui ad Acri, ma dappertutto penso che sia così, qua dura una settimana, sì. Quindi finiamo da domani fino a sabato prossimo, io devo andare a rincorrere perché in questo momento stiamo cercando di coinvolgere gli imprenditori locali, stiamo cercando di fare. Devo allora, la settimana scorsa che abbiamo preso il pareggio, abbiamo preso un punto, è stata una settimana tranquilla. Io già so che da fra mezz'ora già avrò le telefonate, occorrono i calciatori, occorrono quello, dobbiamo fare che. Ma bisogna anche capire come siamo partiti, quello che abbiamo, come eravamo un mese fa, come siamo adesso, e quindi noi possiamo fare i miracoli, certo, anche a livello economico. Ci sono, ma Acri ha una tradizione importante, poi voglio dire, ha una storia importante, ha avuto quella che è stata una società con Ferraro, se non vado errato, presidente. Come no? Poi è arrivato l'Olympic Acri, che poi è diventato Acri, insomma c'è stata questa evoluzione con Falcone. Sì, però ci sono problemi, ormai io mi sono reso conto, sono stato fuori per un 6-7 anni da questo ambiente. Le lotte intestine, queste. Ma lotte intestine che poi non portano a nessuna parte. Io dico sempre il bene, l'obiettivo nostro qual è? Abbiamo a cuore questa squadra, quindi cerchiamo di navigare tutti in una direzione. Invece sprechiamo energie e tempo per scaramucce che non hanno proprio senso, certo. Però purtroppo dobbiamo combattere tra virgolette con questa situazione. Bene, noi le facciamo un in bocca al lupo, avremo modo di sentirci più avanti, intanto la ringraziamo, c'è da lavorare chiaramente in casa d'Acri, però no, sicuramente, sono sicuro che riuscirete a fare il vostro meglio. Buona serata. Buona serata a lei, grazie. Salve.